Noi siamo mandrie, ci piaccia o no, e siamo tenuti come mandrie, e siamo addomesticati come mandrie, e siamo gestiti come mandrie. Noi siamo convinti di essere italiani perché siamo nati dentro un recinto che si chiama Italia. C'è qualcuno di voi che si occupa, per esempio, del discorso relativo alla sovranità individuale, quindi il discorso del, insomma, delle bolle di Bonifacio, del diritto marittimo? Bene, quella roba lì è già nella Bibbia. Cioè, nel senso che già nell'Antico Testamento c'è scritto, allora, il discorso della sovranità individuale, che noi non siamo proprietari di niente, neanche di noi stessi, neppure del nostro atto di nascita, perché noi siamo di proprietà dello Stato all'interno del quale viviamo, e quando nasciamo diventiamo un cespite di questo Stato, esattamente come quando un'azienda compra una fotocopiatrice, la fotocopiatrice diventa un cespite di quell'azienda, cioè una possibile fonte di reddito. Quando nasceva un primogenito, questo primogenito era di proprietà del Tempio. Ora, dobbiamo avere ben chiaro una cosa, che quando si parla di Tempio nell'Antico Testamento, non è che si parla della Chiesa che non esisteva, si parla del demanio, cioè dello Stato, perché non c'è nessuna distinzione. Ed era di proprietà del Tempio per i primi 30 giorni, e poi al 30° giorno i genitori lo potevano riscattare versando 5 sicli d'argento, ma non era proprietà loro. Quando nasce un vitello, quel vitello per noi non è di proprietà della vacca che l'ha partorito, ma è di proprietà del padrone della mandria, ed è per noi la stessa cosa. Tant'è che noi non possiamo neanche avere il nostro atto di nascita, ma possiamo avere soltanto un estratto, perché l'atto di nascita non è nostro, è di proprietà dello Stato, che a sua volta è frutto di un'assegnazione che i proprietari di tutto fanno. Quindi, come dire, assegnano e dicono: ti consentiamo di governare, però è tutto nostro, compreso ciascuno di quelli che nascono. Poi hanno pure, come dire, formalizzato il discorso del 20% l'IVA. Cioè, se uno dava il suo bene al Tempio, al demanio, noi diciamo il Tempio, ma il Tempio allora era il demanio, nel senso che non è che ci fosse la distinzione tra Chiesa e Stato, il Tempio era lo Stato. Quindi se uno dava una propria casa, magari per risanare un debito, la valutazione di quella casa veniva fatta dal sacerdote, la valutazione era insindacabile. Se uno la rivoleva indietro, doveva dare quel valore più il 20%. Ok? Il discorso del prestito a usura o a interesse. Non potrai chiedere prestito al prossimo tuo. Ma nella Bibbia poi c'è scritto chiaramente chi è il prossimo. Il prossimo è l'appartenente al tuo clan tribale familiare. Poi per noi prossimo, questo termine gli è stato fatto assumere il significato di l'umanità. No, nella Bibbia non ha quel significato lì. Tant'è che dice: tu non chiederai interesse al prossimo tuo, ma agli altri sì. Cioè a quelli che non fanno parte del tuo clan tribale familiare. Ok? Quindi dal punto di vista finanziario, quello che viene formalizzato nella Bibbia è proprio il sistema del credito-debito. Tu non chiederai interesse al prossimo tuo, ma agli altri sì. Cioè a quelli che non fanno parte del tuo clan tribale familiare. Ok? Quindi dal punto di vista finanziario, quello che viene
formalizzato nella Bibbia è proprio il sistema del credito-debito. E tra l'altro c'era anche un'altra cosa abbastanza importante, che il primogenito che nasceva non era di proprietà dei genitori, ma era di proprietà del demanio. Per quanto riguarda il sistema finanziario, il discorso biblico è sintetizzabile in questo. Lì viene teorizzato e formalizzato il sistema del credito-debito, ma proprio con chiarezza assoluta. Cioè, dove si dice che chi presta denaro è padrone, chi riceve denaro in prestito è schiavo, che loro non si faranno mai prestare denaro dalle nazioni, ma che loro dovranno prestare denaro alle nazioni, proprio perché chi presta denaro è padrone, chi riceve denaro in prestito è schiavo. Il Midrash, cioè sono studi condotti dagli ebrei sulla Bibbia, quindi la ricerca, il domandare, il cercare di capire. In Numeri 18:16 il primogenito dell'uomo può essere riscattato con 5 sicli all'età di un mese. Fino a quel momento, nonostante appartenga di fatto al tempio, cioè al demanio, ci si prende cura di lui. In modo analogo, benché appartenga al tempio, ci si deve occupare del primogenito del bestiame per 30 giorni. Questo brano si trova anche in Sifre Numeri, paragrafo 118, eccetera. È già tutto qui. E i genitori lo potevano riscattare versando un certo quantitativo di argento dopo 30 giorni. Cioè, è un po' come noi diciamo una vacca fa un vitello, quel vitello non è di proprietà della vacca, ma è di proprietà del proprietario della stalla. Dopodiché i genitori dopo 30 giorni se lo compravano, il loro figlio. Capisce? Quindi questo riguarda anche il discorso della sovranità individuale, cioè degli stati intesi come delle concessioni che vengono date dai veri proprietari del pianeta Terra, e all'interno di queste concessioni ognuno di noi quando nasce viene registrato come un cespite, cioè come un possibile produttore di reddito, di ricchezza. Invece a seconda di dove si nasce, a chiunque nasca viene detto: tu sei fortunato perché sei nato nel posto dove c'è la religione giusta, quella vera, e viene detto a tutti. Quindi la religione vera dipende dal posto dove noi nasciamo, così come la nostra nazionalità dipende dal posto dove noi nasciamo. E se noi proviamo un brivido a vedere la bandiera che abbiamo, se fossimo nati qualche, proveremo lo stesso brivido a vedere altri colori. Perché? Perché saremmo stati addestrati ad avere un brivido di fronte a quegli altri colori. È così, che ci piaccia o no. E le mandrie servono appunto per essere dominate. Se io sono dentro un dolcissimo pancione che cammina sull'isola di Cipro, sapete, è divisa tra parte greca e parte turca, e questo pancione mi partorisce 5 metri di qua dal confine, io da quel momento verrò allevato come greco. E quindi mi verrà detto che io sono greco, che ho questa lingua, questa storia, queste tradizioni, questa religione, questi usi, questi costumi, questa bandiera, e io crescerò convinto di essere greco. Se io con lo stesso DNA, esattamente lo stesso DNA, lascio che quel pancione faccia 5 metri, io verrò convinto di essere turco, di avere quella lingua, quella storia, quelle tradizioni, quella religione, e io vivrò tutta la vita pensando di essere turco. 5 metri più in qua vivrò tutta la vita pensando di essere greco. Non c'è niente da fare. Ci piaccia o no, è così.
E questo vale da un sacco di punti di vista, compreso quello religioso. Per cui noi siamo cristiani perché siamo cattolici, perché siamo nati qui. E ci battezzano subito. Perché siamo nati qui. Ma se noi fossimo nati qualche chilometro più in là, per esempio, saremmo ortodossi, sempre cristiani, sempre credenti nello stesso Dio, sempre credenti nello stesso figlio, presunto figlio di Dio. E non è un caso che quelli che hanno elaborato questo sistema efficacissimo abbiano introdotto il concetto dei pastori e delle pecore. Non è un caso. Il fatto è che ci viene presentata la figura del pastore come figura bella, idilliaca. Ma perché il pastore difende le pecore dai lupi? Perché a tosarle, mungerle, scannarle deve essere lui, non il lupo. Ma per la pecora non cambia niente. La pecora finisce scannata o dal lupo o dal pastore. O no. Ci sono i pastori che lasciano morire di vecchiaia le pecore? Cambia solo chi ci scanna. Quindi chi ci difende perché ha bisogno della nostra lana, del nostro latte e poi anche della nostra carne. Ditemelo se non si... Ditemi, no, non è vero, non è così. Osservando la realtà. La bolla Unam Sanctam Ecclesiam utilizza la metafora del diritto marittimo, cioè del diritto dell'ammiragliato. Dice che la Unam Sanctam Ecclesiam, cioè l'unica santa chiesa, prima e unica di tutti i tempi, è l'arca di Noè, dove la Bibbia ci racconta che tutto il resto del mondo era sommerso dall'acqua. L'unica cosa che si levava al di sopra di quelle acque era l'arca di Noè, Unam Sanctam Ecclesia. Sulla terra ci sono due tipi di leggi. Una di essi è il diritto civile, che è la legge della terra. La seconda è il diritto marittimo, che è la legge dell'acqua. Dunque, tutti gli esseri umani, in quel momento, poiché il mondo era sommerso dall'acqua, e la Bibbia lo certifica, tutti gli esseri umani a partire da quel giorno sono considerati dispersi il mare. E il Papa reclama tutta l'autorità, tutta la proprietà, sia spirituale che temporale, fino a quando i dispersi, coloro che sono dispersi per mare, torneranno a reclamare i loro diritti. Cosa che fino ad oggi, dal 1300 ad oggi, non è ancora successa, perché tutte le nazioni contemporanee discendono ancora oggi da questo sistema giuridico. E questo sistema si autogiustifica col diritto divino. Ecco perché non si può parlare di politica senza parlare di religione, non si può parlare di economia e di finanza senza parlare di religione, ma adesso ci arriviamo. Il diritto marittimo è una legge sui servizi bancari. Dunque, la società e il governo e le persone che vogliono controllarti hanno creato un secondo tu, e il secondo tu che loro controllano è completamente scritto con lettere maiuscole. Prova tu stesso, ogni volta che ricevi la posta, una multa, una bolletta dell'acqua o una bolletta della corrente, la patente di guida, la carta di sicurezza sociale, l'assicurazione, tutto ciò che ha a che fare con il commercio. Il tuo nome sarà sempre scritto completamente in maiuscolo. Questo perché solo così si può creare un rapporto tra te e le banche o i governi. Consequently, when you are born, you come out of your mother's water. Therefore, you must have a birth certificate, a certificate of manifest. Il tuo nome non appartiene a te, ma appartiene ad altri.
Ancora peggio, secondo il codice dell'ammiragliato, il codice marittimo, sei nato disperso in mare. E questo che dicono le bolle papali, e tutto il diritto attuale si basa su quelle bolle papali. Tu sei nato attraverso il canale uterino, sei caduto in acqua, sei disperso in mare e non hai mai raggiunto la terraferma. Cioè non hai mai potuto alzarti in piedi e dire io sono un essere umano libero davanti a Dio. Perché loro è usando la giustificazione di Dio che fanno di te quello che vogliono. Sono loro a usare la parola Dio. Sono loro a chiamare in causa Dio. Sono loro che hanno tradotto la Bibbia usando il termine Dio che originariamente non c'era scritto nella Bibbia. Il diritto è sempre di provenienza divina. Noi siamo creature divine e loro lo sanno bene. Non possono creare un diritto fittizio. Hanno assoluto bisogno di far discendere il loro diritto da Dio. Quindi loro usano questo Dio. Se tu usi il loro stesso Dio, ti sei autodefinito incapace. Non so se riesci a capire la perversità di quello che sto dicendo. Ti hanno messo in condizioni tale per cui se tu utilizzi quello che loro ti hanno detto di utilizzare, è come se in un certo senso hai confermato che sei incapace di prenderti cura di te stesso. Yo, Dana e Roma, belli ragazzi. Affrontiamo Legge dell'Ammiragliato, vediamo come in questo film ci dicano cos'è, come funziona e ci fanno capire che è reale. Ma affrontiamo passo per passo la questione. Ricordatevi che, lo spiegheremo più avanti. Comunque, Marte è inteso come un punto d'arrivo, una terra non solcata, no? È un posto dove noi dobbiamo andare. La terra promessa. Ho riflettuto sulle leggi che riguardano Marte. C'è un trattato internazionale che dice che nessuna nazione può rivendicare nulla che non si trovi sulla Terra. C'è un trattato internazionale, ovvero firmato da tutte le nazioni, che nessuno può rivendicare qualcosa che non sia sulla Terra. Quindi se qualcosa è in acqua, non può essere rivendicato. Quindi quando un bambino nasce, sta tra le acque perché sta nel liquido amniotico, quindi non è rivendicabile. Questo è già il primo step. Poi veniamo ceduti allo stato dei nostri genitori, ma abbiamo la possibilità di rivendicare quello stato di liberi in mare e non dispersi in mare. Per chi non conosce queste cose, approfondisca perché sono molto 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 importanti. Secondo un altro trattato, se non sei sul territorio di una qualsiasi nazione si applica il diritto marittimo. Quindi se non sei su una zona che non è di proprietà di alcuna nazione, la legge che ha la giurisdizione su questi posti ce l'ha la legge dell'ammiragliato, la legge marittima la chiamano qui, che è la stessa cosa. Marte, perché Marte? Perché la legge del mare, Marte, marittima, legge marziale, c'è sempre Marte, infatti su tutti, e dico tutti, gli enti e su tutti gli edifici dove si applicano queste leggi, fuori ci sta la statua di Marte, Ares. Infatti la missione è Ares e insieme a Ares troverete sempre Atena, perché sono le divinità, i pianeti, i luminari con i quali loro applicano queste leggi e queste energie. Loro lo fanno sempre perché è importante farlo. Dunque Marte è acqua internazionale. Quindi Marte in questo caso è acqua internazionale, quindi il posto dove noi dobbiamo andare sono acque internazionali, quindi non sono sotto nessuna giurisdizione di nessuno Stato. Andiamo avanti. La NASA è un'organizzazione non militare americana ed è proprietaria del lab. Allora, il lab è inteso come navicella qui, ok? Lui sta in acque internazionale all'interno di una navicella per la quale ha avuto il permesso, che è la navicella, la nave, noi in America veniamo chiamate citizenship, cittadini, e poi c'è sempre questo ship in mezzo che vuol dire nave, perché il nostro corpo è un vascello per l'anima,
è incarnato in questo pianeta. Quindi siamo visti come vascelli, tanto che abbiamo il documento d'identità del nostro vascello. Occhi azzurri, capelli lunghi, capito? Sono i dati del vascello. Quindi lui deve andare da una navicella di cui ha avuto il permesso, ok? Perché in questo mondo noi abbiamo bisogno che lo Stato ci dia il permesso di qualcosa, che un ente ci dia una carta che ci dice che siamo bravi, che possiamo farlo o che non possiamo farlo. Mentre per riacquisire la sovranità dobbiamo impossessarci di un'altra nave, che è sempre la nostra, ovvero passiamo dal nome fittizio alla negazione di noi stessi, l'uomo di paglia, la finzione giuridica, a il nostro corpo in carne ed ossa, che è la nave per la quale non dobbiamo chiedere il permesso a nessuno. E qui ci fanno l'esempio. Ma appena metto il piede fuori sono in acque internazionali ed ecco quello. Sto per raggiungere il cratere Schiaparelli e prendere possesso dell'Ender di Ares 4. Nessuno me ne ha dato esplicitamente il permesso e nessuno può farlo finché non sarò a bordo di Ares 4. Ok, avete capito? Lui deve passare per acque internazionali, impersonificate da Marte in questo caso, e passare da un veicolo a un altro, da un vascello a un altro, e uno col permesso e l'altro senza. Ciò significa che avrò assunto il controllo di una navicella in acque internazionali senza permesso. Quindi ciò significa che avrà il controllo di se stesso in acque internazionali senza il permesso di nessuno. Questo fa di lui... Perché per definizione fa di me un pirata. Mark Watney, il pirata dello spazio. Il pirata dello spazio, ok? Prima hanno detto che la NASA è un ente spaziale, quindi a mio avviso è l'ente giuridica, ok, che regolamenta lo spazio, tanto che mi sono avvicinato recentemente, ci sono leggi internazionali su questo spazio che non ho ancora letto ma approfondirò sicuramente. Quindi è un ente a cui noi dobbiamo fare riferimento per riprenderci il nostro spazio, perché come abbiamo visto nei miei video della Terra piatta, lo spazio inteso come hollywoodiano, come mostrano in questo film, non esiste. È spazio vuoto, infatti, non esiste, è pura invenzione cinematografica. Per spazio si intende l'altro spazio, proprio lo spazio che noi riempiamo vivendo. Questo è lo spazio dentro casa, lo spazio fuori, questo è lo spazio di cui la NASA e altre... e altri enti, ognuno del proprio stato, rivendica come entità, quindi a livello giuridico ne fa le veci. Ed è molto interessante, non per niente io porto una bandana, che è una bandiera che sta sopra il mio vascello, che dichiara che io sono un pirata, io sono libero da queste leggi. E qui vedete System Shutdown, praticamente viene spento e fatto fallire, capite? Lui con questa mossa diventa pirata e comunica alla NASA che lui non fa più parte del sistema spazio e che lui si è rivendicato il suo stato di sovrano. Ecco, questo è il modo in cui ci comunicano sempre la verità, sempre, sempre. Poi che voi sappiate o meno, a loro non importa, loro vi stanno dicendo e comunicando tutto, ogni cosa. Quindi bella ragazzi, e infatti vedrete che in questo film parlano di divinità e le ore le contano con Sol, perché ore arriva da Hours, Horus, che è il dio sole. Tutto è costruito su queste divinità. Il satellite che usano per andare a salvarlo, il primo si chiamava Iris, che poi è esploso, che è la dea che portava al pari di Hermes le cattive notizie, non per questo è esploso, e il secondo l'hanno chiamato Hermes, ovvero Mercurio, che è l'altra divinità che parla sempre con le divinità, solo che porta buone novelle, infatti poi verrà salvato. E niente, ci aggiorniamo, bella raga, Dana e Roma, legge dell'ammiragliato. Spero di riuscire a connettere questo video, mi ero dimenticato una cosa importante. Come vedete,
chiude un numero 461, 4 più 6 più 1 fa 11, che è un numero maestro. Vediamo la sua firma. Una M e una V. Sta per materia e acqua. Mater, water. Basta solo invertire il senso. Si firma in rosso perché il rosso rappresenta il sangue e la vita. Infatti provate a firmare qualche documento con la penna rossa e ve lo negheranno. Voi dovete firmare con la penna morta, con la penna nera, con il colore di Saturno. Così si conclude. Lui firma la sua libertà e lo fa appunto rivendicando ciò che è con la maestria del numero maestro 11. Lettera di trasmissione. Notifica al principale e notifica alla gente. Notifica alla gente e notifica al principale. Riproducibile in giudizio in Corte di Giustizia Internazionale. Proclamazione del diritto naturale ed universale. Dichiarazione di sovranità individuale. Nunc pro tunc praeterea praeterea. Premessa per i dirigenti dei vari enti che vengono informati di questa notifica. Questo scritto è un atto amorevole di comunicazione dal fatto che voglio continuare questa esperienza terrena con le mie personali potenze per l'inizio del mio cammino verso la responsabilità totale e sovrana. Pertanto prendo in mano la vita che mi è stata concessa con l'avvenuta in questo mondo. Perciò lascio la posizione dalla vostra società e dall'attuale sistema, architettato e costruito nel corso dei secoli, dal momento che le cosiddette autorità, autocostituitisi nel tempo, lo sono de facto e non de iure. Quindi mi astengo totalmente dal ruolo che mi è stato assegnato in questa vita e fino ad oggi concesso, con il mio consenso sul silenzio assenso. Alle e sulle vostre azioni diversamente conformi alle leggi naturali universali ed ai diritti dell'uomo, che invece contemplano ed esigono amore e rispetto totale dell'essere vivente verso l'universo nella sua totalità di espressione, terra, natura, forme ed esseri viventi, e mai la schiavitù esercitata sugli esseri viventi e sulla terra stessa. Questo atto notifica è un dono che fornisco a coloro che leggeranno la mia proclamazione di dichiarazione di sovranità individuale alla riflessione totale. Da ora in avanti vi ritengo co-informati per mezzo di questa notifica della mia legge e giurisdizione. Ricordate che prima di essere persona fisica siete persona umana, pertanto avete l'obbligo legale, ma soprattutto legittimo, di comunicare d'ufficio ai vostri sottoposti e o collegati uffici di competenza che questa proclamazione è un atto di dichiarazione di autodeterminazione evolutiva da questo sistema ad una mia crescita personale responsabile. In onore, pace, amore e armonia. Questa dichiarazione di io sono, dettata dalla mia coscienza, consapevole, conosciuta come, quale l'uomo naturale vivente, in corpo di carne, ossa, sangue e spirito, è l'unica valida, legittima, verificata certificazione, fonte del valore di io sono, consapevolmente depositato. Io sono quindi domiciliato e risiedo, quale mia unica dimora, esclusivamente nel proprio corpo, che amministro, tutelo ed in esso sono manifesto, attraverso la mia coscienza di io sono, e quindi ogni e qualsivoglia altre rappresentazioni, finzioni, giurisdizioni, registrazioni
et al. Dove sia stata affermata la pretesa di influenza ed effetto su di me sono nulli e debitamente cancellati, per giusta causa, da io sono, per una questione di eterne, universali ed anche registrazioni pubbliche terrestri, attraverso l'ordinanza internazionale di legge UCC. Nell'articolo 1 della Costituzione italiana si dichiara espressamente questo principio fondamentale. La sovranità appartiene al popolo e quindi anche all'individuo come singolo, facente parte di quell'insieme di individui, nominato nell'articolo come popolo sovrano. Pertanto si dichiara che è illegittima qualsiasi legge che non permetta l'esercizio della sovranità da parte della singola persona nativa. Inoltre, nell'articolo 2 della Costituzione italiana, la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Rivendico quindi, a pieno titolo, questo fondamentale diritto, inviolabile, e quindi vi invio questo atto notifica con il quale vi manifesto la mia pacifica ed amorevole esistenza di essere vivente. Libero e sovrano, unicamente sotto la mia e unica giurisdizione e rappresentanza. Prendo e do totalmente in mano la mia esistenza e mi assumo tutta la responsabilità delle mie azioni e della mia parola legge. Indice e sezioni della dichiarazione di sovranità individuale. 1. Sezione titolo. 2. Sezione introduzione. 3. Sezione dichiarazione. 4. Sezione diffida. 5. Sezione note. 6. Sezione testimoni e garanti. 7. Sezione rivalsa. 8. Sezione tarifario. 9. Sezione firma. Sezione titolo. Proclamazione del diritto naturale ed universale. Notifica ed intenti di dichiarazione di sovranità individuale. Autodeterminazione. L'uomo naturale vivente, incarnato, che ha preso forma in questa dimensione terrestre, come essere umano naturale vivente, in corpo, di carne, ossa, sangue e spirito, in possesso di totale sovranità e spirito individuale, consapevole quale anima vivente per diritto divenuta al mondo e sotto l'unica ed esclusiva mia giurisdizione. Rappresentanza di cui amministro per mezzo della mia qualità di personalità giuridica. Sono l'uomo naturale vivente, libero. Oltre la firma lascerò traccia del mio DNA, sangue, a testimonianza che chi rivendica tale diritto sono io, Fabiano, in quanto sovrano, l'uomo naturale vivente e libero sulla terra. Tutti i diritti sono riservati da sempre, ora e in perpetuo, senza pregiudizio, UCC 1308. Nunc protunc praeterea praeterea, e quanto qui detto ha valore ed efficacia per il passato, per il presente e per il futuro.